Sì, dai così, non posso neanche strillare. Mamma mia, Niccolò Martinenghi, bronzo nei 100 rana. Incredibile, pronostico rispettato assolutamente. Adesso tra l'altro 4% stile maschile, dove ieri ci siamo qualificati in finale con il primo tempo. Fino ad ora ne è valsa veramente la pena di svegliarsi per vedere le finali di nuoto e anche altro, speriamo. Veramente di cogliere una medaglia anche in questa staffetta. Ben ritrovati a tutti innanzitutto, buongiorno a tutti o buonanotte a tutti, che dir si voglia, insomma. Niccolò Martinenghi a poco dal record italiano, arriva terzo dietro a Arno Cammingha che arriva secondo e ovviamente a Adam Piti che nel secondo 50 veramente scappa. E vince la medaglia d'oro. Pronostico rispettato, come era secondo la vigilia, insomma. Nessuna sbavatura, gestisce al meglio la pressione Martinenghi, e dà mezzo secondo al quarto che è un certo Michael Andrew, quindi non male direi, quindi grandissimo Niccolò. Mamma mia, che gara. Me lo aspettavo comunque un Martinenghi solido, però comunque con questo fatto della mattina, delle finali al mattino, non si poteva mai sapere, insomma. Però già ieri aveva dimostrato di reggerlo comunque questo fatto della mattina e coglie un bronzo veramente, veramente stupendo. Se avesse fatto il record italiano al quale è andato vicino, avrebbe praticamente preso l'argento e sarebbe stata l'apoteosi, più di un oro sarebbe stato praticamente. Ma adesso concentriamoci sulla 4% stile in diretta, stanno per iniziare. Eccoli, iniziano in questo momento. Godiamoci questa gara e speriamo bene. Stati Uniti che partono veramente fortissimi. Mamma mia. Stati Uniti che partono fortissimi. Sopra il record, o meglio, sotto il record del mondo di un secondo, Caleb Dressel. Italia terza alla prima virata, ai 50 metri. Alzo un attimo il volume. Me ne frega niente che è notte. Mi interessa, sinceramente. L'Italia terza in questo momento, seconda la Francia. Quarantasette e settantadue, Miressi, prima frazione. Vai adesso. Anche la Russia, tra virgolette, in gioco ovviamente, che era entrata per il rotto della cuffia, tra l'altro, in finale. Dai, 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 dai. Tensione. Sempre terzi. E adesso è il momento di Zazzeri, che ieri era stato veramente pazzesco. Altro tempo molto molto buono, terza posizione, tutti abbastanza appaiati. Mamma mia, Zazzeri, che sta facendo? Mamma mia, che sta facendo Zazzeri? Secondo. 24 centesimi dagli Stati Uniti. Dai, 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 secondi, secondi. Grande Zazzeri, che frazione stai facendo? Vai, due decimi dagli Stati Uniti. Ultimi 100 metri. Dai, resta lì, Stati Uniti che cominciano a scappare. Stati Uniti che scappano. Italia 8 decimi,
9 decimi anzi. Dai. Dai, frigo, dai, frigo, 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 frigo. Frigo. Frigo, frigo, frigo. 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 Argento, argento, argento. Mamma mia, terza l'Australia. Mamma mia! Prima volta per una staffetta veloce sul podio! Mamma mia, che argento, mamma mia! Straordinari, solamente straordinari. Tra l'altro c'era anche un Thomas Chacon che aveva appena gareggiato nei 100 dorso e si è qualificato in finale con il quarto tempo, quindi doveva subito riposarsi al meglio. Veramente fantastico, mamma mia! Mamma mia, che bello ragazzi, che bello. Ma Zazzeri, ma che cosa ha fatto nei primi 50 della sua prima frazione? Cioè stava per superare gli Stati Uniti, stava per superare. Gli è arrivato a 2 decimi, se non ricordo male. Sì, l'ho detto poco fa, 2 decimi. Mamma mia, che argento ragazzi, mamma mia. Questa notte, dico, questa notte ne è valsa veramente la pena svegliarsi, quindi grandissima, grandissima Italia. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale, ovviamente. Ci vediamo dopo, a partire dalla mattinata, con tantissime altre gare, tante altre gare in corso, tra l'altro. Ah, per quanto riguarda le altre gare di nuoto, poi Martina Carraro si qualifica in finale nei 100 rana, quello era l'importante, anche se anche qui si sono alzati i tempi, diciamo così. La panziera, comunque, l'obiettivo nei 100 dorso era la semifinale e lo ha raggiunto. Poi non si qualifica in finale, ma va bene così. Si concentrerà sui 200 dorso, ovviamente, che è più la sua gara, ovviamente. E mentre Ballo e Di Cola non riescono a qualificarsi in finale. Dopo quello che aveva fatto Ballo ieri, forse è l'unica nota un pochino stonata, ma veramente con queste due medaglie non ce ne frega nulla di tutto il resto. Martinenghi, bronzo, staffetta 4%, uomini, stile, uno splendido, e dico splendido, argento con il tempo di 3, 10 e 11. Cioè, se non si coda adesso, quando lo si fa? Buonanotte a tutti, buona mattinata a tutti e buon proseguimento olimpico al prossimo video.